Sono Alessandro Bruscagin, rappresento l'Hotel Corte Vecchia di San Prospero di Modena, che durante la settimana della domotica ha avuto l'onore di ricevere il premio Relax quale miglior impianto di efficientamento, si dice così, energetico. Abbiamo realizzato durante la scorsa estate, abbiamo sostituito il vecchio impianto di riscaldamento e di condizionamento estivo. Per quanto riguarda il riscaldamento, abbiamo installato un impianto con delle caldaie a condensazione di una potenza nominale di 54 kW l'una, in tutto sono due, quindi sono 108 kW. Per quanto riguarda la parte estiva, abbiamo installato un refrigeratore elettrico a pompa di calore di marca Daikin di una potenza di 63 kW nominali. Per razionalizzare il funzionamento delle due macchine abbiamo anche installato un volano termico, un serbatoio di 1000 litri di acqua opportunamente coibentato, che serve appunto per migliorare l'efficienza di questo impianto. Già nei primi mesi abbiamo riscontrato un miglioramento sensibile nell'efficienza di raffrescamento durante l'estate, e ora che siamo in novembre, che da alcune settimane in funzione l'impianto di riscaldamento, notiamo già che è molto più efficiente. Anche i consumi sembra che siano migliorati. Alla fine quindi si è rivelata vincente questa scelta di investire, posso dirlo, 50.000 euro, che per un albergo a gestione familiare come il nostro, che ha solo 24 camere, è stato un investimento anche abbastanza importante. Siamo sicuri che questo investimento porterà dei benefici sia in termini ambientali che in termini di portafoglio. Se non fosse stato per l'evento sismico che ha colpito duramente la nostra zona durante il mese di maggio, avremmo già in progetto per il 2013 un intervento di coibentazione del tetto dell'albergo, che migliorerebbe ulteriormente l'efficienza. Purtroppo abbiamo dovuto rimandare un anno o due, forse anche di più, questa spesa, perché il terremoto economicamente ci ha fatto calare la clientela di un 70-75%. Comunque continueremo in questo sforzo nei prossimi anni.